Chop, chop, chop. Riserva Indie sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. A Riserva Indie questa sera Stefano Giaccone. Ciao Stefano. Ciao, ciao, ciao a voi. Allora, accanto a te Samuel Fava. Ciao a tutti. Allora, una puntata dedicata alla musica, alla carriera di Stefano Giaccone, un grande esperto come Samuel, accanto a te. Speriamo. Stefano, parliamo subito di questo tuo ultimo tour. Sì, allora, stiamo registrando, sì. Questa puntata è registrata l'8 luglio, se non ricordo male. 9 luglio. 9 luglio, giornata afosissima, quando ascolterete tutto questo probabilmente non sarà così. Non saremo più vivi. Questo mi auguro vivamente che non succeda. E stiamo, insomma, tu stai portando in giro per l'Italia questo tour che si intitola Nati per questo. Nati per questo, sì, dentro questo ultimo giro che faccio ci sono alcune piccole letture e un racconto breve che contiene questa frase: nati per questo. Sono esattamente 40 anni, 1973, avevo 14 anni, la prima volta che ho suonato in pubblico, e ho deciso con questo giro qua di non di smettere di suonare, ma di smettere di fare il cantautore solitario e in giro per l'Italia, perché diciamo che i 40 anni si sentono tutti, quindi faccio... Ma del resto è dal 95 che ho un po' diversificato, quindi anche più reading, più la parola nel senso teatrale del termine, quindi faccio più quello adesso che non scrivere canzoni e portarle in giro. Ecco, a proposito di questo, il tuo ultimo progetto, e sappiamo tra l'altro che c'è un album tuo nuovo in uscita comunque. Lo sto registrando, insieme a prodotto da Gianluca Della Torca, che ha fatto uscire lui il suo disco solista che si chiama Lord Dog, e l'etichetta che segue il progetto è sempre la Mexicat, quindi stiamo parlando di Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, e io spero entro la fine dell'anno questo. E poi va bene, è appena uscito, cioè insomma è uscito nella scorsa stagione Modern, invece il lavoro teatrale musicale con gli Airport Man di Cuneo, dove vivevo fino a poco tempo fa. Allora, per cui un'attività comunque sempre molto viva, anche se sì, insomma, questo ultimo tour, il fatto di pensare a un ultimo tour fa sempre un po' malinconia, vero Samuel? Eh sì, infatti sono anche un po', diciamo, già un po' col magone, nel senso che fa un po' strano, nel senso che insomma Stefano visto dal vivo qualche volta, e pensare, diciamo, di non avere altre occasioni un po', diciamo, mi lascia un po' perplesso, anche perché diciamo la scelta, quella di non suonare più in solitaria in un momento delicato, come parlavamo prima, il discorso è che è brutto da dire, ma il discorso cachet eccetera, diciamo, suonare con altre persone diventa ancora, se vogliamo, più difficile, quindi diciamo è una scelta sicuramente coraggiosa che sta facendo Stefano, quindi insomma intanto gli facciamo tutti i nostri auguri, e dopo insomma giustamente ci spiegherà anche tutte le motivazioni, parzialmente già ce l'ha detto, insomma 40 anni, fateli voi 40 anni a suonare in giro, poi mi dite cosa ne pensate, insomma. Allora Stefano, ovviamente sei qua con la tua chitarra per presentarci un po' di brani dal vivo. Ecco, come hai scelto la tua playlist per questa sera? Ma praticamente sotto costrizione da parte di Samuel. Ho minacciato. Facciamo subito qualche outing. Dubbio mi era venuto. No, purtroppo. Avevo scelto in effetti 5 canzoni, ne abbiamo aggiunta una perché appunto Samuel ha detto che gli piaceva questa. Ma io inizierei questo giro qua, inizio con Argo Annusafranti, perché diciamo è l'unica canzone che espressamente parla del mio gruppo degli anni 80, e quindi niente, quindi ho scelto questa per iniziare, se per voi va bene, voi siete i dottori, quindi va benissimo. Ce l'ascoltiamo allora live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, Stefano Giaccone. È strano come un musicista
sbagli sempre il tempo per entrare, o scappare da una festa, un sorriso o un pugno chiuso, è sempre stata casa nostra, più che le ossa della testa. Chissà dov'è che ho raccolto, tra tanti tasti e confusione, la voce bassa della saggezza, come nella novità dei loro suoni, e colletti stretti attorno ai culi, la nota grave della leggerezza. E io so che volerai lontano, quando sarà pronta un'altra cena, quando sarà. E io so che volerai lontano, quando avrai legato meglio i cani, quando sarà. E anche il lampo che si è visto è solo un calore che mi aspetta, o ritrovare un volto noto. Vedi, una nuvola è troppo fragile per superare una stagione, lo scolorire di una foto, e anche scendere in cortile per giocare è spesso un ricordo che mi brucia, come un graffio su cui soffiare. Ci sono voluti anni per capire che non è tanto il pallone ciò che conta, ma aver qualcuno da sfidare. E io so che volerai lontano, quando sarà pronta un'altra cena, quando sarà. So che volerai lontano, quando avrai legato meglio i cani, quando sarà. E io so che volerai lontano, come un musicista sbagli sempre il tempo per entrare, o scappare da una festa. Stefano Giaccone a Riserva Indie, live dalla sala microfonica di Riserva Indie. Allora Stefano, inevitabile quando si parla ovviamente con un personaggio del tuo calibro rimembrare i famosi anni, formidabili quegli anni. Erano davvero formidabili gli anni dei Franti? Beh, erano formidabili perché ero molto giovane, quindi sì. Ecco, col senno di poi, secondo te c'è qualche aspetto di quegli anni che è stato forse troppo enfatizzato? Ma non saprei. Una cosa che si può dire è che una parte almeno del giro musicale di allora, anche non squisitamente punk o punk dell'indipendenza, aveva comunque un'impostazione, un'idea di indipendenza, di autonomia, ma anche di novità, no? Di contrapporsi, diciamo, a un mercato discografico piccolo e grande che era sostanzialmente ostile, sostanzialmente era estraneo.
si voleva che rimanesse tale. C'era anche una forma di orgoglio, no? Di dire noi non siamo come voi, non so come dire. Questa è un valore, una impostazione, che c'è, cioè un'idea che è mano a mano venuta meno, un po' in tutto come dire, a 360 gradi parliamo della scena musicale di chi suonava allora. Quindi erano anni belli, anche perché c'era un elemento di contrapposizione anche di... Poi magari ti leggo una cosa che leggo dal vivo di Woody Guthrie, dove veramente parla di questo, insomma. Cioè, credo che sia la cosa migliore leggere quello che lui diceva. Magari lo faccio quando suono un pezzo di Woody Guthrie, quindi mi sono già fregato la hai carta. Hai già fatto una bella anteprima. Già, perché insomma, vabbè. Allora, mentre Samuel sta utilizzando strumenti tecnologici, ovviamente, all'avanguardia. Mille diavolerie che ai tempi dei Franti non esistevano. No. Le belle fanzine di una volta. Esatto. Gli impianti voce praticamente non funzionanti. Allora, che cosa ci vuoi suonare adesso? Un altro brano? Ma io farei questa la suono sempre, perché secondo me è la canzone più bella su Torino, la mia città. E diciamo l'ultima canzone che avevamo scritto io e Lalli per i Franti, poi non abbiamo fatto in tempo a registrarla sopra. Vorrei suonarla anche come augurio per Lalli, che è un momento un po' balordo della sua vita, quindi così, un augurio per lei. Questa è La mia faccia. La mia faccia non vuol dire niente, l'alba mostra il cuore e le strade che da nere diventano grigie, il giorno è un buon segno di luna impresso negli occhi che si svegliano, bambini corrono, chiedono dove sono, il treno sta passando sotto il ponte, è tutto come sempre. Le sue parole sono fiato, aria che non arriva, non arriva, non arriva più, non arriva più. Molti giorni ci hanno stretto nei loro denti e altri ci hanno aperto il sorriso, regalato fiori, che ora sono qui di fronte. Ho imparato ad amare questa città, sai, ho dovuto, ma vedi, questa vecchia faccia non vuol dire niente, niente, niente. Solo foto rubate, impresse negli angoli degli occhi, come segni di luna. Non lasciarmi solo, non lasciarmi muto, lasciarmi andare, non farmi andare, non farmi andare via, no, non farmi andare via. E questa vecchia faccia non vuol dire niente, 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 solo foto rubate impresse negli angoli degli occhi, come segni di luna.
Stefano Giaccone a Riserva Indie con un brano dedicato a Lalli. Allora, come sei rimasto con gli altri dei Franti? Siete sempre in contatto? Sì, anche... cioè, ci sentiamo, anche se non musicalmente due di loro non suonano più. Quindi... ma abbiamo fatto questa reunion di un giorno al No Fest di Torino due edizioni fa, e abbiamo sì, eravamo tre diciamo degli originali, più appunto Gianluca Della Torca al basso e Mario Congio alla chitarra, che insomma è il chitarrista che da tanti anni ormai ha suonato sia con Lalli che con me, eccetera eccetera. Niente, Lalli ha fatto uscire il disco dal vivo un anno fa circa, che doveva uscire per il manifesto, poi il manifesto ha chiuso, eccetera eccetera, solite cose, soliti problemi grossi che ci sono in Italia. E sì, ci sentiamo chiaramente io e Lalli molto 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 di più. Samuel, a te. Eccomi qua. Adesso diciamo volevo passare a qualcosa, diciamo, di altri lavori e parlare un po', diciamo, dell'album, quello, diciamo, che è forse un po' più particolare che hai fatto, che è Come un fiore, insomma. Un album delicato, perché insomma hai trattato un argomento, insomma, che adesso ci spiegherai un pochino. E così mi riallaccio anche perché per la canzone che ti ho estorto, insomma. Ah beh, non so, però quella non so se la suono. Vabbè, io ci sto provando, che dopo valuta tu. Comunque, tentativo, diciamo, in diretta. Sì, no, sporco tentativo. Esatto, proprio le mosse basse, capito? Ma Come un fiore è stato, come tutte le cose più riuscite, un'intuizione nata da un incontro casuale fra tre canzoni che ho scritto raccontando tre storie diverse di cui avevo saputo, che avevo letto in giro, raccolte in giro. Le avevo trasformate in tre canzoni che tutte e tre riguardavano la morte di questo personaggio per motivi molto diversi, e quindi non sapevo veramente dove che cosa farne in un certo modo. Piano piano, attraverso l'incontro con altri musicisti, fra cui due dei Perturbazione e altri musicisti ancora, alla fine poi è venuto fuori un intero album attorno a questo soggetto. C'è anche una canzone in inglese che è stata proposta da Dinan Fowler, il musicista gallese col quale ho, insomma, registrato e lavorato per molti anni, e io pensavo che quello sarebbe stato definitivamente la mia come dire, estromissione finale dal mercato, che già al quale sono agganciato con le unghie, insomma, perché diciamolo pure. Però perché un disco intero sul tema della morte. E invece devo dire che, almeno a mio parere, il disco non era come dire grave, non era, no, sicuramente non aveva... era molto intenso, sì. Non è certo, diciamo, una canzone per l'estate, no, però è molto, sicuramente ogni canzone suscita, secondo me, in chi ascolta, perché è un argomento che prima o poi, purtroppo, diciamo, ci si trova davanti, sì, molto, sì, spesso, sì. E quindi ti puoi rivivere in molte canzoni, diciamo, delle situazioni che, insomma, che hai vissuto in prima persona o che hai sfiorato. Quello, secondo me, è il motivo per cui quel disco, diciamo, è almeno personalmente l'ho molto sentito, ma penso che sia un sentimento, insomma, a chi interessa un certo tipo di musica, che può condividere sicuramente, insomma. Sì, insomma, quello era, è stato ha preso un sacco di c'è stato parecchio interesse. Chiaramente nell'ambito dell'interesse che c'è per quello che, insomma, riesco a fare, insomma. Però che riesco ad avere, voglio dire, però tutto sommato molto positivo, e tutti quanti hanno rimarcato il fatto che era un disco ascoltabile nonostante, però non mi sono preparato il pezzo, quindi, cioè, bisognerebbe
Vabbè, ma non c'è problema. Mi sembra che... Ecco, è cambiato il tuo modo di scrivere in tutti questi anni. Cioè, forse all'inizio c'era proprio l'esigenza anche di essere difficili, quasi incomprensibili verso la gente. E adesso c'è più voglia di farsi comprendere. Ma dunque, scrivere le canzoni per i franti era... A parte il fatto che sostanzialmente poi le canzoni le scrivevamo o io o Lalli, ma raramente insieme, anche se poi le canzoni chiaramente giustamente venivano fuori come canzoni dei franti. Però lei ha un modo di scrivere molto suo, molto anche un po' criptico, un po' anche femminile, se è un termine che uso, perché è un termine che ha sempre usato molto anche lei. Direttamente ispirato a certe scrittrici e a Patti Smith, mentre io un po' diverso, però sì, chiaramente è cambiato, anche perché comunque dentro i Franti era un gruppo rock nel senso più aperto del termine, però era un gruppo, mentre quando scrivi per conto tuo, e poi sì, entrando più nel mondo proprio della voce come utilizzata all'interno del teatro, del reading, dove sostanzialmente sono diventato un po' più un cantastorie, e quindi sì, l'esigenza magari di far capire in tre minuti la storia di un... Ecco, una cosa che per esempio mi sono proprio un po' messo a tavolino a fare è stato quello di uscire un po' fuori sempre dalla prima persona. La prima persona è raccontare la storia di qualcun altro, che non è sembra una cosa così, vabbè, lo fanno tutti i cantautori, ma non è vero, cioè non... C'è una bella differenza, che ne so, fra Statale 17 e Amerigo, no? Cioè, ieri sera parlavo con degli amici di Guccini e già lì c'è un bel salto, no? Perché quello è sono proprio anche un'impostazione mentale diversa, no? Sulle cose che hai voglia di raccontare. Bene, Samuel, direi di ascoltarci un po' di musica. Sì, o vuoi aggiungere qualcosa? No, diciamo, è giusto, facciamo un attimo riposare anche Stefano, però non so se preferisci che passiamo qualcosa da CD, che così... No, io una cosa che dovrò fare, visto che siamo in diretta così mondiale, lo dico subito, è che dovrò riaccordare la chitarra per fare le altre due canzoni, quindi magari non so se facciamo un break, oppure facciamo anche sentire l'accordatura in diretta, non so se può fare. No, io volevo suonare ancora un pezzo di, appunto, leggendo questa cosa di Woody Guthrie, Bound for Glory, cioè il suo libro, eccetera eccetera, è tratto di lì, e poi vi faccio sentire uno dei suoi pezzi più noti. Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno e che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato. Ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico, noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo. Got no home, I'm just rambling around. A hard-working rambling man, I go from town to town. And police make it hard wherever I may go. I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are standing on this road, a hard and dusty road that a million feet have trod. A rich man took my home and drove me from my door. I ain't got no home in this world anymore. Was farming on these shares, always I was poor. My crops are laid away into the banker's store. My watch it took down died up on the cabin floor. I ain't got no home in this world anymore. Well, I look around, it's mighty plain to see. This open world, she's a funny old place to be. They
gambling man is rich, the working man is poor. I ain't got no home in this world anymore. Got no home in this world anymore. Live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, splendida. Allora, ho visto che nella, insomma, nel tuo live set ci sono parecchie cover, come le selezioni? Ma dipende, ci sono alcuni fissi che insomma mi seguono come autori, più che altro, più che non quella canzone. Woody Guthrie mi è sempre piaciuto suonare. Quello che dico, per esempio, normalmente, è che a me quello che interessa è la cultura popolare, la canzone popolare. La canzone popolare non ha confini, non ha dentro la canzone popolare italiana, cioè della nostra, anche delle nostre generazioni, dentro il nostro DNA ormai c'è la cultura popolare americana, che tra l'altro, voglio dire, tra l'altro viene da qua, è stata portata qua 100-200 anni fa dall'altra parte dell'oceano, e poi ci è ritornata indietro, filtrata dal mix no, di popolazioni, di culture che è avvenuto negli Stati Uniti e chiaramente attraverso la cultura soprattutto dei neri americani, no, del blues, eccetera eccetera. Bellissima l'accordatura in diretta. Te faccio subito. Samuel fa molto live. Vabbè, ho più live di così. Comunque, tra l'altro, una cosa che Stefano adesso non aveva magari detto, che comunque lui ha parecchi, diciamo, trascorsi proprio anche di, nel senso che è cresciuto, insomma, negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, probabilmente ci sono delle cose. Sì, da Los Angeles. Sì, sono nato lì, colpa della Fiat, ovviamente, tutto quello che succede a Torino, colpa della Fiat, anche la Juventus. questo già dire. Questo. Sì, quindi la cultura americana, la cultura musicale americana fa parte, poi quello che io sto facendo anche con questo spettacolo che porto in giro adesso, che si chiama Vincenzina Franti. Franti è l'unico personaggio del Libro Cuore che non ha un nome, ha solo un cognome. Tra l'altro ha un cognome toscano, cioè il cognome Franti è più diffuso in Toscana che in ogni altra regione, perché per un conservatore come De Amicis, se il ragazzaccio anarchico rompipalle andava abbinato con l'idea del fatto che veniva dalla Toscana, no? E non ha un nome. E quindi noi gli abbiamo messo questo nome, che deriva ovviamente dalla canzone di Iannacci, e questo è lo spettacolo che facciamo. L'idea è quello che io chiamo di archivio attivo. Per me i Franti fanno già parte di un archivio, come Ichina, come attivo, nel senso che quello che proprio manca oggi è la capacità di fare di cortocircuito fra le cose, no? E quindi... Di creare dei rimandi, no? Dei rimandi che siano attivi, che attivino le persone a creare qualcosa di nuovo e a guardare avanti, partendo da quello di buono, secondo me, che abbiamo dalla nostra storia, quindi dalla canzone della Resistenziale, ma anche prima, no? Fino ai giorni nostri, anche se appunto forse il punk è stato l'ultimo momento in cui la musica e l'idea di cambiamento andavano a braccetto ancora assieme, no? Invece adesso la musica è tornata a essere un sottofondo, un intrattenimento e comunque, ma quello che è venuto a mancare, secondo me, poi qua la smetto perché vedo che no, interessante è proprio a livello antropologico, mi sembra l'idea del cambiamento, che si possa cambiare, no? E questa è molto triste, cioè chiaramente ci obbliga a rimanere all'interno di un orizzonte che francamente non è
non è un granché. Ecco, così. Voi all'epoca di Franti eravate davvero convinti, assieme ad altre band, che veramente ci potesse essere un grosso cambiamento in Italia, sì. Complice anche probabilmente la situazione politica. Sì, beh, anni, i Franti vengono fuori all'indomani della fine di quel mondo politico, e i Franti sono rimasti come la possibilità di traghettare noi stessi, ma secondo me anche una qualche parecchia gente verso, per esempio, quelli un po' più giovani di noi, cioè il punk è una forma comunque di resistenza, ma anche di visione alternativa del vivere. I Franti vivevano tutti insieme, eravamo una comune più che un gruppo musicale, come tutte le comuni, molto litigiosa, però che aveva alla base l'idea proprio di creare un mondo, una possibilità alternativa per la distribuzione della musica, per la sua fruizione, per anche come modo di eseguirlo, cioè tutta una cosa diversa, tutto il secchio, come dice in un'altra canzone Iannacci, però sì, come tutti i movimenti, diciamo, di cambiamento, durano il loro spazio, no? Un po' come una cometa che passa in mezzo al cielo, ma poi dopo si dovrebbe trasformare in qualcos'altro. Ecco, forse questo mi manca un po', questo ultimo pezzettino, ecco. Cioè, non sono dispiaciuto perché il punk sia finito, a meno che uno non pensi, cioè, il punk come genere musicale, voglio dire, che per me non è mai stato importante, questa è una cosa che dico sempre, no? Cioè, io non sono un punk, non sono mai stato, sono punk, nel senso che è un'attitudine, un modo di vivere, non è un genere musicale, cioè quello francamente non mi interessa, mi interessa molto poco. Cioè. Quindi, a proposito parole di parole sagge, vado avanti? Ma io direi proprio di allora, sì, cosa dai. Ci presenti adesso? A sto punto facciamo un pezzo di China. Beh, no? È difficile camminare sul ghiaccio, però è la gioia del rischio che ti butta sul lago. Correre ogni giorno sulla lama del piacere profondo dell'insicurezza. Cosa farete se lo schermo scoppierà? Cosa farete se lo schermo cadrà? Quando se ne andrà in mille pezzi e potrete contar soltanto su di voi. Le vostre macchine vi tengono in vita, i robot han decimato gli uomini, ma è chiaro, è più importante l'energia. Non vedi che cerco i tuoi occhi, è così difficile trovare qualcuno, così distanti tra persone vive. Cosa farete quando sarà la fine, quando i vostri computer lavoreranno per uccidervi, quando potrete contar soltanto su di voi? Vogliono distruggere gli ultimi pensieri a piede libero, quando saremo tutti in una gabbia esisterà ancora qualcosa. Sono molto più vivi i nostri forse, i vostri io son vuoti. Cosa farete se lo schermo scoppierà? Cosa farete se lo schermo cadrà? Quando se ne andrà in mille pezzi e potrete contar soltanto su voi. Thank you.
Stefano Giaccone, live a Riserva Indie. Allora, con un brano dei China, altra band storica dell'hardcore punk italiano. Con loro ho suonato, diciamo, dal 90 verso il 94 e poi... Qualche mese fa sono andato in Val d'Aosta a suonare, due di loro hanno suonato con me, insomma, quindi sempre un'autentica cornerstone del movimento punk italiano, senz'altro. A proposito di China, entrare Samuel, eh? Certo, ovviamente dovevo dire la mia, no che ricordo Stefano con gran performance col sassofono, oltretutto nel periodo China, che adesso magari lo ha un po' abbandonato, ma gli dava sicuramente una marcia in più. A me piace moltissimo, diciamo, le parti di sassofono. Che è il mio strumento, in realtà, vero, il mio primo strumento, insomma, anche se poi volendo scrivere canzoni sono passato poi alla chitarra, ma ogni tanto lo uso, ma non... E per questo anche voglio smettere di suonare da solo, perché non ho solo due mani, insomma, e anche maldestre, insomma. Ecco, come vedi la scena alternativa oggi? Cosa vuol dire essere alternativi oggi con Facebook, con YouTube? Si può essere alternativi su dei social network che sono delle piattaforme gestite da miliardari? Io penso che comunque l'utilizzo della tecnologia, se si vuole anche il punk... ha restituito, quando si diceva, no, cioè dagli Emerson, Lake & Palmer, cioè dalla musica fatta con i mega impianti, mega negli stadi, il punk ha spazzato via tutto questo, ha riportato la musica in mezzo alla strada. È vero, ma non è che siano stati 10.000 punk seduti a tavolino che hanno deciso di fare questa roba qua. Sostanzialmente le innovazioni tecnologiche, il fatto che tu ti potevi registrare per esempio un disco in casa... già allora, insomma, sostanzialmente la tecnologia ha per me, quindi voglio dire, dentro la storia del punk ci sta anche il signor Sony o il signor Casio, eccetera eccetera, non è che questo è il mondo in cui viviamo. L'alternativa sta nel concepire, nell'immaginarsi una possibilità di vita differente, di organizzazione sociale differente. Questo che mi sembra che manchi, ma anche quindi il tuo tempo, cioè se è chiaro che se tu passi metà del tuo tempo cosiddetto libero nei corridoi delle case discografiche cercando un contratto o cercando di arrivare a Sanremo, fai la tua scelta, quella è la direzione che prendi. Se la tua direzione è quella di liberarti, per esempio, dal peso del lavoro attraverso non tanto la musica in quanto cachet, queste cose qua, ma proprio come direzione di vita, no? E come organizzazione alternativa di vita, di abitativa, dei rapporti personali, dei rapporti anche con la tecnologia. E questo chiaramente ti propone una possibilità alternativa di vivere il tuo fare musica, che va a ondate. Ci sono dei momenti come questo dove sicuramente questa non è l'opzione più popolare, perché comunque ci sono chiaramente tutte le cose, i pro e i contro, cioè il fatto che appunto magari hai preso la chitarra in mano da due minuti e già metti posti della roba su Facebook e non lavori su quello che potresti fare, no? Cioè il lavoro per me è fondamentale, il lavoro quello vero, cioè il lavoro che fai per divertimento, cioè il resto io non lo chiamo lavoro, il resto è un'attività umana, qualche volta muscolare, qualche volta intellettuale, per procurarti un salario e comprare le cose che hai appena prodotto. Il lavoro è questo, cioè il lavoro è educare i propri, tirare su i propri figli, il lavoro è costruire una socialità diversa, e la musica, la creatività dovrebbe essere alla base di questo. Non so, mi rendo conto che le cose che sto dicendo magari sembrano venire un po' da Marte. Il progetto Vincenzina Franti e le altre cose, Pasolini Punk, altri spettacoli che faccio, sono tutte sotto una diciamo un marchio che si chiama Storia Sociale Marziana, perché questo è quello che mi succede ogni tanto, no? Di riguardarmi per esempio il passato ma anche gli anni 60 o di rileggere le cose che diceva Pasolini o di vedere certi film
ascoltare certi dischi e avere certi ricordi e dire ma questa roba non è mai successa, no? E quindi sembra veramente di essere finiti su Marte. Quindi allora la storia sociale marziana e la storia sociale nostra, che magari, chi lo sa, magari quelli un po' più giovani dicono beh questa è una roba intrigante, no? perché non arriva di qua, no? Perché se tu gli dici adesso ti racconto com'era, giustamente quelli non hai ancora finito la frase, hanno già preso la porta. L'archivio, riattivizzare un archivio è fondamentale, no? È fondamentale. Questo, come farlo non lo so, io lo faccio a modo mio, insomma, magari per esempio suonando un pezzo di Joy Division con una chitarra acustica, e magari la gente, il ragazzo giovane ti dice ah ma io i Joy Division li conosco, ma quello non è un pezzo di Joy Division. No lo è, ti assicuro, cioè, però dovresti passare un po' di tempo con la chitarra in mano, lo capiresti. Non è una questione tecnica, è una questione di curiosità, ecco, anche solo di curiosità, che mi sembra, ecco, che manchi. Secondo te, in questo momento storico, dovessero rinascere i Franti, sarebbero come allora? Con lo stesso spirito? Domandona. Non saprei. Noi siamo veramente passati dall'attività, diciamo, dalla militanza politica a una militanza musicale, che erano parallele, erano una dentro l'altra, e poi la seconda si è un po' si è allargata perché la militanza politica era finita, sostanzialmente non c'erano più quegli spazi. Stiamo parlando dei primi anni 80, che l'Italia era quello che era, cioè era il secondo paese al mondo con numero di prigionieri politici, cioè di gente che perlomeno era in galera dopo l'Unione Sovietica, che era in galera per motivi politici. Adesso completamente al di là di giudizi di valore, di questi che non sto dando, è solo un dato di fatto, non è un dato mio, è un dato di Amnesty International. Quella è l'Italia dove i Franti sono nati, insomma, dove si sono sviluppati. Oggi però per noi era veramente l'idea di non volerci conformare a quello che a 14 anni dici: io non voglio diventare come mio padre. Tra l'altro vorrei suonarvi la canzone, se mi fate finire di parlare, certo. Però no, non finire, se mi dite di smettere di parlare, questo che volevo dire, no? Non ti preoccupare, esatto, quindi... No, perché appunto, cioè, con mio padre in realtà l'idea era quella di dire: io non voglio fare la vita che ha fatto lui. E i Franti erano esattamente quel veicolo. Chiaramente sapevamo che non c'era più il mare attorno a noi come c'era prima, ma eravamo una piccola isoletta, no? Le cose erano cambiate, però attorno a noi c'erano delle altre persone più giovani che magari dicevano le cose in maniera differente, ma poi non erano così distanti, no? Cioè, vabbè, l'unica cosa polemica che vorrei dire, visto che continuano a uscire, è che purtroppo, per esempio, la storia del punk, stiamo parlando di una cosa limitata, importante magari per noi che ci interessa, però voglio dire, bisogna anche ridare alle cose una loro dimensione, no? Perché sennò poi sembra che... Cioè, però... I libri sul punk li hanno scritti diciamo che le persone che avrebbero dovuto parlare del punk non hanno mai scritto dei libri, diciamo così, e proprio tra l'altro perché il punk e parlarsi addosso non sono due cose che secondo me vanno bene insieme. E poi, per carità, ognuno si è fatto anche poi la sua carriera, ognuno si è trovato il suo modo per trovarsi la sua piccola nicchia e magari farsi su anche due soldini, di notorietà anche di queste cose qua. Però secondo me le persone che avrebbero potuto dire le cose, per me, interessanti sul punk in Italia, non hanno scritto dei libri. Eppure di libri sul punk ce n'è. Quindi se uno fa la proprietà transitiva di quello che ho detto... vabbè. Allora, prima di far intervenire nuovamente Samuel, io ascolterei un altro pezzo. Va bene, allora, visto che si parla di punk, facciamola. Mm.
radio, live transmission, radio, live transmission. Listen to the silence, let it ring on, eyes dark, relentless, frightened of the sun. We would have a fine time living in the night, left the blind destruction waiting for our sign, for our sign. It would go on as though nothing was wrong, hide from these days to remain all alone, stay in the same place, just staring at the tide, touching from a distance, further all the time, all the time. Dance, 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 dance to the radio. I said dance, 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 dance to the radio. I said dance, 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 dance to the radio. Well, I could call out when the going gets tough, the things we've learned are no longer enough. The language of sound is all we need now to synchronize love to the beat of the show. And we could dance, we could dance, 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 dance. We could dance, yes, we can do some fucking dance. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. I said dance, 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 dance to the radio. I said dance, 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 dance to the radio. Radio, live transmission. Radio, live transmission. Joy Division, riserva indie, con nell'interpretazione di Stefano Giaccone, ovviamente. Allora, Samuel, a te un po' la palla, eh. Sei stato poco attivo questa sera. Sì, perché sono assorbito da mille attività qua. E diciamo, fino adesso abbiamo, diciamo, parlato più del discorso degli anni passati. Insomma, io adesso chiederei un po' a Stefano di dirci invece le cose un po' che stanno bollendo in pentola, cosa dobbiamo aspettarci di qui a breve, insomma. Ma una cosa che vorrei dire, anche perché ci sono voluti 2 anni di lavoro molto molto bello, molto intenso, è stato il lavoro Modern, il progetto Modern con gli Airport Man della provincia di Cuneo, Cuneo e provincia. Io sono andato proprio a vivere da quelle parti per lavorare a questo progetto. Che inglobava, ecco, per esempio, un esempio, inglobava 3 canzoni dei Franti, però completamente riviste e reinterpretate dalla band, ed è uno spettacolo multimediale, cioè, quindi c'è il video, c'è la recitazione. È un lavoro che ci ha preso molto, abbiamo fatto un po' di repliche, forse non quante ne avremmo volute, ma d'altra parte siamo in 6 e quindi lo spettacolo ha dei costi francamente ridicoli, ma anche di questi tempi cioè è difficile effettivamente farlo girare. La cosa che sto facendo, oltre a scrivere eccetera eccetera, come tutti i cantautori, perché appunto i cantautori sono obbligati a scrivere dei romanzi perché è obbligatorio proprio per legge, per statuto esattamente, cioè, sono un paio. Uno è appunto Vincenzina Franti, che adesso appunto è stato tutto ristrutturato, riarrangiato, che io definisco una serie di cartoline musicali della storia sociale italiana, quindi non è un saggio ovviamente, ma attraverso 12 canzoni si entra in alcuni momenti della storia italiana, dall'emigrazione verso il nord industriale, la resistenza, il boom economico, Pasolini, il punk,
il 77, con alcuni esempi anche di produzione nuova, no? Cioè, del fatto che si possono scrivere canzoni che parlano, quindi per esempio il G8 con una canzone mia, oppure qua vorrei citare un collega che trovo straordinario, bravissimo, che è lampedusano, quindi viene di Lampedusa, si chiama Giacomo Sferlazzo, cercate i suoi CD, e la dimostrazione che si può parlare di quello che succede nel mondo contemporaneo, che non è obbligatorio parlare delle punte delle proprie scarpe, ecco. Si può parlare anche sempre con poesia, sempre con passione, sempre con rabbia, con quello che vuoi, ma si può parlare della nostra vita concreta anche. Quindi Vincenzina Fratti da un lato, e dall'altro invece un lavoro più propriamente teatrale che dovrei fare in solitaria, con l'aiuto di altri due musicisti, riguarda invece uno scrittore, un pittore dimenticato torinese e di Bordighera, diciamo, che si chiama Guido Seborga, che ha scritto due libri per la Mondadori nel 48-49, completamente dimenticato, perché uno che appunto, quando tutta un po' l'Italia ha virato, no, verso la cultura di seconda mano degli americani, il boom economico, lui invece ha continuato a parlare dei camalli, dei lavoratori del porto, ha continuato a parlare della vita, no, delle persone, degli amori di queste persone, e quindi è stato poi isolato e dimenticato, ed è stanno ristampando i suoi libri e io sto facendo un lavoro su questo figura di intellettuale. Ecco, tutta questa anche tua continua diciamo attività teatrale di concerti ti porterà sicuramente vicino molti ragazzi ventenni. Ecco, questi ragazzi hanno poi riscoperto i Franti, ti scrivono, hai un feedback con loro? Sì, vabbè, c'è stato questo lavoro fatto, promosso da... Dico Franti, ma anche magari i tuoi primi album, che comunque sono molto vecchi. Sì. No, cioè, devo dire che i ventenni, diciottenni, anche giovani, mi sembrano messi meglio, quelli che li vedo proprio... Sono i fratelli minori nostri, no? Quelli che magari adesso hanno 40 anni, che si sono proprio persi un po' tutto, no? Cioè, che li trovo veramente un po'... Ecco, visto che mi piacerebbe anche parlare di altri musicisti, perché ci sono stati fatti dei dischi molto... un album, anche questo, introvabile, non sto a dire il perché sennò qua bisognerebbe fare altro che polemica, un album che si chiama Disperanza, di Edo Cerea, lui è un cantautore di Piacenza, il lyricist, quello che scrive le parole è Marco Peroni. Edo Cerea, cercate quel disco, perché è un disco, loro sono dei 35enni, 40enni quando scrivono questo album, ed è un album bellissimo perché parla proprio di questa generazione che è rimasta senza una rivoluzione, senza neanche la speranza di cambiamento, no? Senza una... I ventenni no, hanno sempre molto interesse per ascoltare, fanno fatica a creare appunto le intersezioni, no, fra le cose, ma d'altra parte questo è il problema. È il problema che viene dalla scuola, anche dalla televisione. La televisione, proprio per come è fatta, frammenta tutto, no? Taglia la realtà in micro porzioni che poi non si parlano più tra di loro. Per cui tu fai una canzone su Sabra e Chatti, la parli e dici: questa è una canzone che parla di palestinesi, però loro fanno fatica a capire perché un gruppo punk parlasse di questo, e perché, per esempio, è una canzone dove si parla di Torino e della Palestina, cioè, ma perché questa roba qui? Cioè, in realtà siamo tornati anche molto più indietro. Chi oggi canta ancora canzoni, diciamo di lotta, queste cose qua, non saprei come dire. Secondo me utilizza, per esempio, un degli stili da anni 50 proprio. In realtà siamo andati molto indietro, perché magari va bene da cantare in un corteo, quei cortei che ancora ci sono, ma mentre per me la poesia è fondamentale, cioè il lavoro che tu fai sulla tua poetica è tutto, e quella è la tua rivoluzione se sei un musicista. Allora, sono finito con punizione dal limite.
punizione dal limite, di gol di testa in tuffo di Pulici. Veramente. Allora, io direi di ascoltarci un altro brano dal vivo, poi abbiamo ancora un intervento che prego a Samuel poi di preparare, e poi l'ultimo brano di Stefano per questa sera. Ah, ok, io forse ne ho ancora solo uno, in effetti. Sì, ne avrei ancora proprio solo uno. Cosa dite? Lo faccio o volete... Fallo. Faccio quello. Facciamo quello. Questa è una canzone, è la versione italiana di un brano che è uscito sull'ultimo album che ho fatto in Inghilterra, che si chiama The Viper Songs. Si chiama Canzone per mio padre. Ascolta figlio, cadi dentro il mare, nessuno ti potrà salvare. Il calore del corpo, disperso in un minuto, un mondo d'acqua sconfinato e sconosciuto. Ma che ne sa lui, che viene dalla fabbrica, oratorio cattolico e TV. Ma che ne sa lui, che viene dalle vigne, un lungomare di pensionati, proprio come lui. Come avete fatto a restare zitti per 20 anni? Matteotti, Gramsci, fascismo e 1000 inganni. Si stupisce delle mie parole, così distanti. Chi pensava quegli anni sarebbero stati così tanti? Mi immagino un bambino che fissa il cielo immenso, quell'aereo enorme, solitario e senza senso. Pomeriggio per giocare e 1000 sorprese prima di diventare un po' di polvere giapponese. E dovrei dire a mio padre quante belle canzoni ho scritto, o dovrei dirgli la migliore l'hai scritta tu. Dovrei guardarlo lento uscire da questa nave tutta buchi, senza parlare, senza capire. Dovrei dire a mio padre quante belle canzoni ho scritto, o dovrei dirgli la migliore l'hai scritta tu. Dovrei guardarlo lento uscire da questa nave tutta buchi, in questo giorno noioso, senza fine. Shall I tell my father how many good songs I wrote? Shall I accept that he wrote the best of all? Shall I just watch him walking out, slowly, silently, living this lazy afternoon behind. Stefano Giaccone dal vivo, permettimi Stefano di dirti che è una canzone splendida. Grazie. Questa ci sarà nel prossimo album, anche questo l'ultimo, ma poi non do più fastidio con i dischi. Allora, prima di passare la palla a Samuel, però, insomma, credo un'informazione di servizio per tutti i nostri ascoltatori. Come possiamo acquistare i tuoi dischi? Bella domanda. L'unica è, va bene, cioè i miei dischi, una parte dei miei dischi sono stati stampati dall'etichetta La Locomotiva. A un sito mandate un messaggio, oppure su IBS, non so se vengono ancora distribuiti lì, non lo so.
se no io sono su Facebook, mi ha mandato un messaggio senza metterlo in bacheca, cioè quindi un messaggio personale a me, e come si dice a Torino, Ana Parluma, cioè, allora niente digital download. Non lo so, credo di sì, però non, diciamo tutta la parte che riguarda la locomotiva, no, ma senza, appunto, no, senza, parliamoci chiaro, un disco di Stefano Giacone non ci vuole, in MP3, ci vuole con un bel, con un in originale, ecco. Hai ragione, però questo è questo, io non ho più rapporti con la mia con la mia ex moglie e con la mia ex etichetta discografica, e quindi la lascio lì, insomma. Cioè, i dischi so che ci sono, io non li ho, mettiamola così. Sono delle rarities, delle chicche. Ma infatti, beh, io invece fortunatamente ne ho qualcuno, insomma, me lo tengo caro. Però una cosa che mi sento di dire a Stefano, ma che potrebbe essere, diciamo, un modo anche per avvicinare tante persone che magari così hanno modo di conoscerlo per la prima volta, magari anche occasionalmente a un concerto, eccetera. Che secondo me quello che un po' manca potrebbe essere la classica, che è anche magari brutto da dire, però una raccolta, diciamo, perché ragazzi, 40 anni di carriera, cioè dovrebbe essere nell'enciclopedia, però diciamo, secondo me sarebbe giusto celebrare, insomma, tutti questi anni, queste avventure, cioè queste ere musicali che sono passate, e sicuramente, diciamo, ci sono dei momenti a cui magari sei più affezionato, che hanno più storie dietro alle spalle. Secondo me meriterebbe, insomma, oltretutto che adesso ci sono magari dei disguidi anche, diciamo, nella reperibilità dei dischi, insomma. Hai pensato a questo aspetto? Ma qua? Io, una cosa che ho fatto è appunto di fare una raccolta mia personale, poi... sì, chiaramente mi sarebbe, è stato fatto, questo va detto, per il trentennale della mia prima pubblicazione con i Franti, sostanzialmente è stato fatto una lunga intervista, un tributo anche radiofonico fatto da Barbara Santi, che è una brava giornalista, eccetera eccetera, di Torino, che abbiamo mandato, l'abbiamo ritrasmesso anche noi, sì, perché noi abbiamo anche la compilation di cover, tra l'altro. Ah, beh, quello è stato un lavoro fatto da un gruppo di Firenze, poi si sono uniti dei ragazzi di Monza, anche lì quello è un gran bel lavoro, ecco. Per esempio, una cosa che sta andando avanti, per esempio, questa è una roba che mi è venuta in mente, è che mi è stato chiesto di scrivere la presentazione di un 45 giri che uscirà, fatto da un gruppo di Ivrea che si chiama Right Insight, che fanno hardcore, straight edge, molto che sono in quella compilation. Siccome noi avevamo fatto un disco con i Contrazione, metà Franti, metà con una facciata, loro fanno un 45 giri con la cover dei Franti e faranno una cover dei Contrazione. E quindi, infatti, mi hanno chiesto di scrivere, dovrebbe uscire anche questo a giorni, penso, comunque in questo periodo, insomma. Però appunto perché molte delle cose me le sono fatte poi da me. Ecco, qualcosa anche su YouTube, ci sono alcuni video. Come no, c'è un sacco di gente, non postati da me, certo, ma certo, c'è un sacco di gente che lo fa, alcuni sono bellissimi, sono c'era stato, beh, chiaramente nel disco diciamo dal vivo, quello Somos in Todas Partes, che era uscito nel 2005-2006 per Stella Nera, al fondo c'è un DVD fatto da Max dei Viale, dei Gatto Ciliegia, che è un bravissimo videomaker, che aveva ripreso invece uno dei concerti dei Franti e trasformato in DVD, e quello, per esempio, su YouTube è stato variamente usato, e molto bello, molto, molto bootleg 1985, credo che si chiami. No, c'è un sacco di roba su YouTube, c'è un sacco di roba, anche di mie canzoni, degli album di questi. Ecco, sarebbe bello magari raccogliere tanto di questo materiale e farne magari un DVD. Samuel ha fatto, per esempio, io spero sempre di fare una raccolta solo di DVD fatti da Samuel. Vabbè, qualcosina c'è, magari non più di un DVD, ma qualcosina c'è. Adesso stasera abbiamo prodotto qualcos'altro, insomma. A Stefano volevo segnalargli, è anche presente con una canzone su Deezer. Su Deezer?
Deezer è praticamente musica liquida, diciamo MP3, uh-huh, e da una compilation. Dopo ti dico anche il brano che in questo momento mi sfugge. Allora, siamo in coda di trasmissione. Okay. L'ultimo brano, allora, volevamo passarlo da questo allora, CD. Orsi Lucille è il gruppo che abbiamo fatto dopo i Franti. Sostanzialmente sono i Franti. Infatti questa compilation fatta da me si chiama La figlia di Franti, l'album. Diciamo, in un momento in cui i Franti avevano problemi proprio anche all'interno loro, ma soprattutto di rapporti con una scena musicale che stava cambiando radicalmente. E noi abbiamo deciso di cambiare il nome, insomma, di andare un po' underground. È un lavoro più acustico. Abbiamo fatto due album e un sacco di altra roba. Io metterei il primo pezzo. Ok, Scorre il fiume. Scorre il fiume, che viene fuori da uno dei due album di quel gruppo lì. Allora Stefano, ti ringraziamo per essere stato ospite a Riserva Indie, è stato veramente un grande onore. Insomma, le nostre porte sono aperte. Quando capiterai, ora vabbè, non farai più tour. No. Però con qualche magari spettacolo. Magari vengo ad ascoltare. Ma mai dire mai, mai dire mai. Ecco, sì. Anche con qualche tuo spettacolo, sempre piacevole comunque fare una bella chiacchierata con te. Samuel, grazie ancora. Presto sul blog di Riserva Indie tutti i video. Certo, metteremo tutto. Insomma, come sai, insomma, è uno dei miei artisti a cui sono molto legato, insomma, anche nelle mie piccole esperienze di organizzazione. Stefano, diciamo, è stato una delle mie prime vittime. Una serata novembrina infrasettimanale alla Scaletta, insomma, molto intima, però diciamo, insomma, e quindi abbiamo molte cose, insomma, per cui ci siamo trovati spesso. E insomma mi fa molto piacere, insomma, che sia stato stasera qua, e speriamo, insomma, di vederlo comunque ancora presto sul palco, da solo, in compagnia. Insomma, basta vederlo suonare, ascoltarlo. Insomma. Grazie ancora. Scorre il fiume. Per andare